Allora, vediamo di finire di approfondire questo discorso dell'energia di legame a partire dall'esempio gravitazionale a livello macroscopico che avevo fatto. Quindi un sistema binario di due stelle che ruotano l'una intorno all'altra, arriva nel modo casuale all'interno della galassia una stella magari molto massiccia che passa a combinazione molto vicino a una delle due, e la strappa via dal sistema binario. Questo può succedere a bassissima probabilità, ma i miliardi di stelle che girano in una galassia hanno spesso, visto che sono miliardi, capita spesso che ci sono eventi di questo genere. Nella singola stella, la cosa improbabile è che il nostro Sole sia avvicinato a una stella massiccia che ci perda un po' di pianeti in giro, una cosa che è remotissimo come possibilità, però sul numero di 100 miliardi sono eventi che capitano. E questo per fare un paragone con quello che succede nell'energia di legame nucleare. E tra l'altro è curioso notare una cosa, che ho visto qualche volta su libri di testo e che mi è suonato strano, però potrebbe anche essere. Cioè, il concetto di energia nucleare, scusate, di energia di legame, non specificatamente nucleare, ma in generale, come fosse quella delle due stelle del sistema binario, e che questa energia di legame sia legata a una differenza di massa, ho visto citarla in alcuni testi come se succedesse anche a livello macroscopico, tipo nelle reazioni chimiche, o addirittura uno potrebbe pensare che succede nella mondo macroscopico gravitazionale. Non so se è un ragionamento che ha un senso, nel senso che io mi immaginavo che questa tramutarsi del genere legame in massa o viceversa avvenisse solo a livello subnucleare. Comunque in ogni caso succede questo, che se io applico questi meccanismi di energia di legame al mondo macroscopico, oppure semplicemente a situazioni gravitazionali o nel caso chimico elettromagnetiche invece che nucleari, vengono dei numeri ridicoli, per cui il problema è trascurabile nel modo più assoluto. Facciamo un esempio per fare due conti che ci esercitiamo. L'energia gravitazionale, UdG, è come per la legge di gravitazione di Newton, c'è la G, c'è il prodotto delle masse. Ecco, facciamo il calcolo su due protoni o due nucleoni. Quindi facciamo la massa la stessa al quadrato fratto il quadrato della distanza, ok? E applichiamolo al caso appunto di due nucleoni. Abbiamo G che moltiplica un m al quadrato che divide per un d al quadrato. E qui i valori sono 6, facciamo 7, non stiamo a fare conti super precisi, 6,7 per 10 alla meno 11, la costante gravitazionale. La massa del protone è 1,67 da fare al quadrato, però, perché è una massa al quadrato, e il 10 alla meno 27 al quadrato diventa un meno 54. La distanza a cui si trovano due nucleoni nel nucleo è un femtometro, 10 alla meno 15 metri, che qui non è un diviso, non è un perma, è un diviso, che fatto al quadrato è un 10, invece che alla meno 15 alla meno 30. Facciamo un conto veloce. Oh, qui c'è un errore macroscopico, non è al quadrato, il quadrato è la legge di gravitazionale di Newton, e quindi la forza, l'energia c'è solo la R, non è la R quadro, quindi non meno 30 ma meno 15. Meno male che l'ho visto, se no dovevamo aggiungere il famoso errinca sotto, ha sbagliato un'altra volta. Allora abbiamo un 6,7 da dividere per, anzi prima facciamo l'1,67 al quadrato per uguale, fa 2,79 eccetera, da moltiplicare per 6,7, basta così, uguale 18,7, facciamo pure 19, ovvero 1,9 per 10 alla 1.
questo 1, poi gli mettiamo un meno 11, un meno 54 e questo meno 15, se non diviso, diventa un più 15. Facciamo i conti di cosa viene fuori qua. Allora, 1 meno 11 meno 54 più 15 fa la bellezza di meno 49. Meno 49. Quindi abbiamo circa 2, facciamo per 10 alla meno 49, trattasi di un'energia joule. Ora parlare di energia in joule a livello femtoscopico non ha senso, portiamoci almeno a livello di electron volt, no? Perché così ci capiamo meglio. Basta fare diviso 1,6 per 10 alla meno 19 electron volt per joule, e il risultato 2 diviso 1,6 fa 1,25, 1,3, va circa 1,3 per 10 alla meno 49 meno 19, rimane un meno 3. Ah no, diviso va su, porca miseria, più 19, quindi meno 49 più 19 fa meno 30, giusto? Meno 30 electron volt, una miseria. Se voi pensate ai famosi ragionamenti che abbiamo fatto sull'energia nella buca di potenziale nucleare, eccetera, che c'era la parte coulombiana che era così, di repulsione, poi c'era il pozzo, no? E il pozzo l'avevamo stimato dai calcoli proprio del difetto di massa di queste cose qua, si vedeva, in un pozzo di circa meno 8 MeV, mega, 10 alla 6, milione. Qua si tratta di un sottomultiplo minuscolo, cioè. Diciamo così, l'energia di legame gravitazionale che potrebbero avere le masse dei nucleoni è una cosa ridicola, tanto è piccola, rispetto a quelle, alle forze in gioco nucleari. Quindi, che sia da applicare o no questo meccanismo ad altre situazioni, non solo a quella nucleare, è comunque ha le gambe tagliate dall'inizio perché sono comunque dei valori estremamente ridotti e il fenomeno non ha nessuna importanza. Però il risultato è questo, che deve concludere i nostri ragionamenti. Come abbiamo visto a livello macroscopico potrebbe succedere in un sistema binario che viene slegato da una stella di passaggio, quindi fornendo dell'energia, perché la stella di passaggio perde lei un po' di velocità per risucchiarsi l'altra, quindi cede dell'energia al sistema binario che si spezza, si slega e sale di energia, perché prima era legato dentro una pozza gravitazionale creata dai due corpi e dopo si libera. Allora, come succede in quel modo? Se io disfo un sistema legato, quindi io ho due nucleoni che sono legati dalla loro forza nucleare. Facciamo uno bianco, uno scuro, tanto per. No, potrebbero essere due uguali, come ho disegnato prima le stelle uguali. Allora io qui cosa faccio? Fornisco dell'energia, fornisco energia, e il risultato che riesco a slegarli, ok? Il risultato dell'energia fornita è il sistema slegato. Quando faccio il contrario, mi devo immaginare che nel costruire un sistema, quindi vediamo le cose al contrario, prendo due nucleoni e li avvicino. Prima mi costa fatica perché c'è la repulsione coulombiana, ma poi alla fine poc, si inchiodano con l'energia
con la forza nucleare che a corto raggio è molto più forte della repulsione colombiana. A lungo raggio non ha effetto, però a corto raggio quando sei vicino è come un magnetino che fa clac. E allora mi devo aspettare che succeda il contrario, cioè che quello che prima ho dovuto fornire come energia per slegare il sistema, qui viene fuori. Nella situazione nucleare succede questa cosa qui, che a livello macroscopico o non si può vedere perché è trascurabile, o non succede perché è un altro tipo di fenomeno, non ha senso, ma succede che questa energia non è un fotone o qualche cosa di... No, e si libera energia sottraendola alla massa, cioè la massa di questi due aggeggi è minore di quei due aggeggi quando erano separati. Quando sono legati hanno una massa minore di quando erano separati. E questo succede con i nuclei piccoli, perché siamo nella zona, come ho fatto vedere, nuclei piccoli, era meglio quando era capovolto, comunque quando passo a nuclei più grandi l'energia di legame aumenta e quindi la massa diminuisce. Se faccio il contrario, se provo a legare due nuclei di queste dimensioni qua per fare un nucleo più grosso, invece di avere energia ce la devo mettere. Succede invece che quando il nucleo più grosso si spezza, allora lui fornisce energia. Un'ultima curiosità, ecco, quindi qua c'è il caso, quando si va in qua, c'è il caso della fusione, no? Sulla fusione. Mentre invece quando da un nucleo grande si va a due frammenti piccoli, si ha la cosiddetta fissione, che è un termine italiano un po' strano che vuol dire dividere e che è diventato il termine tecnico per indicare la divisione dei nuclei pesanti in nuclei più piccoli. Ecco, c'è una cosa da notare curiosa, è che nella divisione dei due nuclei, qui c'è il numero atomico A, tu parti da un numero atomico alto, per esempio l'uranio è 235, supponiamo, prendiamo l'uranio 235 e da lì otteniamo due nuclei più piccoli. Non capita quasi mai che vengano due nuclei di massa paragonabile, nel senso la metà dell'uranio. Se si fa una curva che ci dà la percentuale, la probabilità di trovare un tipo di divisione piuttosto che un'altra, nella metà non c'è praticamente nulla, c'è una specie di curva a doppia gaussiana, una doppia M, no, una singola M, una doppia gaussiana, una M, che ci dice che la cosa più probabile è trovare un nucleo decisamente più piccolo e un nucleo un po' più grande. Un terzo, due terzi, questo succede. Non capita mai che si spacchi esattamente in due. Non è una cosa spiegata, secondo me. Mi pare che sia solo un dato rilevato senza spiegazione. A parte questo fatto, dunque, adesso se ci rimane qualche minuto, sì, ce la facciamo, possiamo provare a fare due conti su una possibile reazione di fissione. Perché per la reazione di fusione ci sono tutti i conti fino all'ultimo centesimo, con anche conseguente stima dell'età probabile di vita del Sole, sulla videolezione della serie della relatività che ha la sigla RELA C2. Quindi, se a caso non l'avete ancora vista, e poi anche tutte le videolezioni sulla relatività, secondo me, sono anche abbastanza interessanti. Però quella lì in particolare prende l'esempio di quattro nuclei di idrogeno fusi per fare un nucleo di elio, l'energia che avanza, quanto viene e quanto si può produrre in una stella come il Sole, e in base anche alla radiazione che ci arriva, la cosiddetta costante solare, sappiamo quanto il Sole ne butta via di energia, perché basta vedere quanto ci arriva in un metro quadro, lo moltiplichi per tutta la superficie
corrispondente al raggio dell'orbita terrestre, quello che butta via il Sole ogni secondo. Questa roba viene da reazioni di fusione. Siccome la massa del Sole si conosce, si fanno le ipotesi, viene fuori la durata stimata del Sole, che tra l'altro fu una conferma importantissima risolse i dubbi che si avevano prima della relatività, per cui non si capiva come mai il Sole dovesse durare miliardi di anni, visto che quello che c'era sulla Terra, i movimenti, l'erosione, eccetera, faceva pensare a miliardi di anni di vita del pianeta, no? Il Sole pensato come una combustione chimica sarebbe durato 2000 anni, una cosa, o 20.000, insomma, una cosa ridicola, incompatibile con altri ragionamenti più complicati sull'energia potenziale del materiale raccolto portavano fino a 200 miglia, o no, forse arrivava a qualche milione di anni. Comunque era poco rispetto a quello che si pensava che doveva essere vecchia la Terra. Con la relatività si è capito che il Sole è 5 miliardi di anni che brucia e ne ha altrettanti da bruciare ancora. Ok, allora, qui il tempo, no, il conto lo facciamo, il conto della fissione lo facciamo in una terza videolezione e poi chiudiamo il discorso dell'energia del legame. Ok?